Cari amici e amiche, ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale. L'ho fatto perché sento l'obbligo morale di dover continuare a contribuire al cambiamento della nostra Casaluce. Un percorso che per me è iniziato da ragazzina. A Casaluce ho dedicato quasi 10 anni di battaglie, di lotte, di iniziative tra la gente, 10 anni di sogni, sempre a testa alta. Ma i sogni di quella ragazzina che non si è mai fermata, nemmeno quando i tempi erano bui, nemmeno quando vedeva tanti coetanei andar via, oggi si sono trasformati nella consapevolezza di dover agire. Sono trascorsi quasi 10 anni dalle prime battaglie e il mio cuore è vivo come allora. Oggi però sogno di portare avanti quelle stesse battaglie attraverso le istituzioni che negli anni ho imparato a conoscere. Anche grazie ai miei percorsi di formazione. Alla nostra amata Casaluce, del resto, ho dedicato la mia tesi di laurea. Una Casaluce che non mi stancherò mai di immaginare bellissima, a misura di bambini, di giovani, di anziani, a misura degli ultimi per i quali mi sono sempre spesa affinché diventassero primi. E non smetterò mai di portare avanti questa missione, perché so sulla mia pelle cosa significa essere ultimi. So cosa significa lottare contro l'indifferenza, la miopia e la prepotenza di chi ha governato i nostri territori. Ho lottato tanto, sempre a testa alta. Per cambiare le cose bisogna agire, adesso. Non è più possibile rimandare questo momento. Io ho deciso di farlo sostenendo la candidatura a sindaco di Francesco Luongo. Così come ho fatto nel 2014, quando a 17 anni ho avuto il piacere di aprire i suoi comizi elettorali. Oggi come allora credo in lui e sono convinta che le sue capacità siano quello di cui la macchina amministrativa ha bisogno. Per me la politica è competenza, passione, impegno, rispetto e soprattutto coerenza. Ma ho scelto di farlo anche con un gruppo di amici, di cittadini che condividono queste stesse idee. Insieme a loro non mi stancherò mai di immaginare una Casaluce diversa, una Casaluce dignitosa, una Casaluce in cui c'è spazio per tutti, una Casaluce che non lascia nessuno indietro, una Casaluce che ama, sostiene e valorizza le proprie risorse. Ho scelto di candidarmi, ho scelto di agire, ho scelto di portare avanti le mie battaglie di civiltà. Sempre a testa alta e con il cuore vivo, per noi casalucesi, insieme a voi e per i figli che verranno.